Ci vuole pazienza, ci vuole passione innanzitutto, ci vuole un filo di incoscienza, farina nel proprio sacco e un minimo di distacco. Non so perché mi vengono in mente le parole della canzone di Ornella Vanoni, Rossetto e cioccolato, guardando appunto il film o decidendo appunto di parlarvi del film Il diritto di contare, diretto da Theodore Melfi. È un film che vale veramente la pena di vedere, che consiglio alle adolescenti in modo particolare, perché ci mostra come tre donne apparentemente svantaggiate escono dal ruolo che la società ha loro imposto per abbracciare una via alternativa attraverso i loro talenti, attraverso la loro genialità. Sono tre donne che hanno una spiccata capacità logica, una di loro è un matematico come Katherine Johnson, sono tre donne realmente esistite. Il regista ci porta dunque negli anni 60, quando gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, oltre a contendersi il pianeta, si contendevano lo spazio. E quindi fa vedere come la NASA, per superare il proprio antagonista, riunisce nei suoi uffici le menti più geniali, tra cui molte donne di colore. Spiccano in modo particolare Mary, Dorothy e Katherine. E Katherine in particolare mi stupisce per l'abilità nel fare i calcoli sotto lo sguardo esterrefatto, calcoli improbabili da risolvere, e sotto lo sguardo, dicevo, esterrefatto del suo supervisore, del suo superiore, che è impersonato da un elegante Kevin Costner, che rende charme a questa pellicola. E perché? Perché veniamo al dunque, perché vi consiglio di vederla? Innanzitutto consiglio di vederla soprattutto alle adolescenti, perché il messaggio è molto forte, non è certo un capolavoro, però la storia merita di essere conosciuta e già la storia si racconta da sé, quindi il regista non ha dovuto fare granché per veramente rendere giustizia a queste vicende. E poi perché ci mostra come il talento può essere liberato non con forza, non alla maniera maschile, nel caso stiamo parlando di tre donne, ma anche con una certa educazione, che non fa rima però con sudditanza, perché l'educazione implica sempre una forte capacità di guardarsi dentro e allo stesso tempo manifestare quelli che sono i propri bisogni, e lo fanno molto bene le tre protagoniste del film, dando un forte contributo al loro paese, perché grazie in modo particolare a Katherine il primo uomo americano riuscirà ad uscire con la navicella dall'atmosfera terrestre a compiere delle orbite intorno alla Terra per la prima volta nella storia americana, nella storia appunto non del mondo, perché c'erano riusciti prima i sovietici, però nella storia americana. Poi compieranno grandi imprese andando per la prima volta sulla Luna, e questo sempre grazie a queste menti geniali, a queste donne. Vi lascio con una poesia che Mandela recita nel film Invictus, e una poesia molto bella che rende veramente l'idea di che cosa voglia dire liberare il proprio talento, riconoscendo se stessi, amando se stessi in tutto e per tutto, sia nei pregi che nei difetti, per far valere i propri diritti e riuscire a manifestare il proprio pensiero, la propria creatività nel mondo, così come hanno fatto le protagoniste di questo film.
Vi ringrazio, leggete l'approfondimento, la recensione, che è più approfondita chiaramente, su culturaeculture.it. Alla prossima! Dalla notte che mi avvolge, nera come la fossa dell'inferno, rendo grazie a qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile. La morsa feroce degli eventi non m'ha tratto smorfia o grido. Sferzata a sangue dalla sorte, non s'è piegata la mia testa. Di là da questo luogo d'ira e di lacrime si staglia solo l'orrore della fine. Ma in faccia agli anni che minacciano, sono e sarò sempre imperturbato. Non importa quanto angusta sia la porta, quanto impietosa la sentenza, sono il padrone del mio destino, il capitano della mia anima.